Ciao a tutti ragazzi, oggi apriamo un box del nuovissimo set Pokémon 151, il set che include tutti quanti i Pokémon della prima generazione in arrivo direttamente dal Giappone. Questo set uscirà poi nei prossimi mesi anche nelle lingue internazionali. Ho altri ben 12 box, un intero case in arrivo che però sono stati bloccati in dogana da ormai 2 mesi, quindi purtroppo ci sarà un po' da attendere per quelli lì, però intanto ci godiamo questo bellissimo box. Quindi iniziamo a rimuovere la plastica e poi daremo un'occhiata al suo interno. Ed ecco fatto, plastica rimossa. Quindi qua nei nuovi box a partire da scarlatto e violetto c'è questa striscettina qua di sicurezza da rimuovere, anche se purtroppo i giapponesi hanno trovato anche un altro modo per riuscire ad entrare all'interno dei box. Ovviamente questo box qua non si vuole aprire in nessun modo, ed è praticamente sollevando questa parte qua a sinistra. Adesso ve lo faccio vedere. Praticamente aprono la confezione da qua a sinistra e dopodiché ci rimettono un pochino di colla qua ai lati. Insomma, diciamo che comunque non è proprio una cosa carina, però se comprate da fonti affidabili comunque non dovreste avere problemi. Quindi ecco qua il box, e quindi abbiamo ben 20 bustine, un set un pochino più piccolo essendo un set speciale, quindi abbiamo 20 bustine con dentro 7 carte se non sbaglio. Quindi partiamo subito con la prima bustina. Ovviamente questo qua sarà un bellissimo viaggio per tutti quelli che hanno iniziato a giocare con la prima generazione come me, quindi insomma non vedo l'ora di vedere tutti i bellissimi artwork che ci sono in questo set. Ah, e oltretutto abbiamo le reverse, dobbiamo fare attenzione perché una reverse in ogni box è una Master Ball, quindi spero proprio che sia un bel Pokémon. La prima olografica è un bel Kabutops. Procediamo in ordine misto, ovviamente prenderò i pacchetti un po' da destra, un po' da sinistra, non andrò in un ordine specifico, e il trick da fare è due da dietro, che sono le due non comuni. Quindi abbiamo Tauros, Clefable, Pikachu, Krabby, Kakuna, abbiamo la reverse, una Art Rare che è un Dragonair, veramente bellissima questa carta, e poi dietro abbiamo un Blastoise EX, veramente bellissimo questo Blastoise, lo mettiamo subito in una Perfect Fit proprio perché questa mi manca, quindi la metterò sicuramente nell'album che poi prima o poi magari vi farò vedere. Quindi eccolo qua, la nostra prima EX, ne troveremo ben 4 in un intero box per ora. Questa qua la mettiamo in una sleeve normale poiché l'ho già trovata, quindi magari la userò per fare uno scambio. Ecco fatto, procediamo con un altro pacchetto. Quindi come vi stavo dicendo, ci sono ben 4 EX da trovare all'interno di ogni box, ci sono tipo 8 EX all'interno di tutto quanto il set, quindi naturalmente con un solo box non si riuscirà a completare un intero set normale. E oltretutto con ecco qua la Master Ball, subito nel secondo pacchetto abbiamo il Poliwrath, veramente molto simpatico con questa ambientazione sul retro che assomiglia molto a Tokyo, e dietro abbiamo un Ditto che oltretutto mi manca, quindi veramente fantastico anche in questo caso. Quindi procediamo a metterle nella Perfect Sleeve. Quindi abbiamo già trovato la nostra Master Ball, quindi insomma ci siamo giocati la possibilità di trovare un bel Mewtwo o un Pikachu, che sono quelle che valgono più di tutte in assoluto. Anche lì vi vale tanto per le reverse Master Ball, perché dovete sapere che se non ce n'è una sola per box, diciamo che sono veramente parecchio rare. Qua abbiamo Bill, e un bel Wigglytuff che mi manca pure lui, quindi per ora con le EX stiamo andando alla grande. Ho aperto solamente un altro box fuori dalla videocamera perché avevo veramente le dita che mi bruciavano dalla voglia di aprire quel box, e quindi l'ho aperto fuori camera. Per fortuna almeno per fortuna per il video, per sfortuna mia, non ho trovato nulla di speciale, semplicemente un Arbok full art, quindi insomma nulla di spettacolare. Zubat, Gastly, abbiamo una bellissima Erika che trovare questa qua in Master Ball vale parecchi soldini, e poi abbiamo un Omastar veramente molto carino. Procediamo, ormai ho perso conto dei pacchetti, mi sa che siamo tipo al quinto o sesto pacchetto, chi lo sa, ormai si perde il conto. Quindi non ho trovato tutti e tre le evoluzioni, le EX degli starter. Adesso abbiamo trovato Blastoise, quindi mi manca solamente Charizard e Venusaur, quindi speriamo di trovarli in questo box. Abbiamo un bellissimo Gyarados che pure lui mi manca, quindi gli metto subito una bella sleeve, così poi lo metto subito nell'album.
altra bustina, altro mistero di vedere che carta ci sarà al suo interno. Abbiamo un Hypno, una cintura, non so bene il nome, Doduo, Bellsprout, Growlithe, la reverse è uno Staryu e poi abbiamo un Nidoking, veramente molto molto bello. Ci stiamo ormai avvicinando alla metà, quindi dobbiamo trovare ancora due art rare, perché garantito in ogni box ci sono ben tre art rare come quel Dragonair che abbiamo trovato lì. Le più belle da trovare sono il Pikachu o il Mewtwo e poi dobbiamo trovare ancora la segreta. Abbiamo appena trovato era lo Staryu, scusatemi, pensavo che fosse l'Omanite. Poi qua abbiamo un bellissimo Chansey, quindi come dicevo abbiamo come pull garantito in ogni box una segreta, poi abbiamo 4 EX che sono veramente tante, quindi speriamo di trovarne alcune che mi mancano, poi 3 AR e poi se trovate la SR c'è la possibilità di trovare anche una SAR. Qua abbiamo un bellissimo Aerodactyl, proprio bello, e poi un Raichu olografico, quindi più o meno metà dei pull saranno olografiche normali mentre l'altra metà saranno tra AR e insomma SR, la Master Ball, tutte queste carte qua bellissime che possiamo trovare. Poi abbiamo uno Slowbro, Braccio Meccanico, Bulbasaur, Tentacool, Ponyta, abbiamo un Clefable Reverse e un bellissimo Mewtwo olografico. Mi piacerebbe tanto trovare la Reverse di Mewtwo, è proprio una bellissima carta e il disegno è veramente stupendo. Ci sono carte disegnate da tantissimi artisti anche abbastanza storici del gioco di carte collezionabili Pokémon, tra cui Mitsuhiro Arita. Abbiamo visto anche altre carte di adesso mi scappa il nome, magari se poi la troviamo, eccolo qua, questo qua è un altro, mi sembrava quello lì che ve ne volevo parlare. E comunque quindi ci sono veramente un sacco di artisti bravissimi che hanno dato i loro artwork a questo set, e quindi è ancora più bello collezionare il set se ha delle illustrazioni che sono così belle. Qua abbiamo un Ordini del Boss, Parasect, Porygon, Vulpix, Tangela, abbiamo un Doduo Reverse e poi un Kangaskhan EX, altra carta che mi manca, quindi veramente fantastico. Rimaniamo comunque con gli altri due del trio degli starter che mi mancano, però comunque è sempre una carta in meno da cercare. Siamo ormai praticamente agli sgoccioli, non mancano molte bustine a questo box, però abbiamo ancora un bel po' di cosine da trovare. Procediamo anche con questa bustina, abbiamo Avanzi, Kadabra, Machop, Seal, Poliwhirl, un'altra AR che abbiamo, un Ivysaur, quindi una delle evoluzioni degli starter, veramente bellissima. E poi qua dietro abbiamo un Weezing olografico. Riguardo al Kadabra che abbiamo appena trovato, dovete sapere che è il primo Kadabra in veramente molti anni che The Pokémon Company ha incluso nei suoi box, proprio perché praticamente c'è stata una causa con il... Qua abbiamo un altro Poliwhirl, però questa volta il Pokéball Reverse. Il New Dorato, ma quanto è bello ragazzi, guardate che meraviglia, con questo sfondo a stile spirale, veramente bellissimo, e finisce immediatamente in una sleeve perché lui va diretto nel mio album. Veramente bellissima questa qua, è una delle tre gold che sono presenti all'interno del set ed è l'unica che in realtà vale la pena trovare delle gold. Veramente bellissimo questo Mew, va qua nel suo posto d'onore, veramente veramente stupendo. E quindi dicevo, c'era stata una causa con il famoso mago americano, se non sbaglio, che si chiama Yuri Geller, proprio perché voi saprete che insomma la classica formula delle magie è abracadabra, ed essenzialmente lui diceva che cadabra, la parola cadabra, era sua, e quindi praticamente ha vietato a The Pokémon Company di stampare altre carte di cadabra, perché secondo lui il copyright apparteneva a lui. Poi l'anno scorso per fortuna la causa si è conclusa con nulla di fatto, e quindi essenzialmente adesso The Pokémon Company è libera di ristampare carte con su Kadabra. Infatti la mia idea è che questo set doveva in realtà essere il set del 25esimo anniversario, invece siccome c'era ancora in corso la causa con Yuri Geller hanno deciso di fare il set Celebrations, se non sbaglio si chiama, al posto di questo set che invece doveva essere il set del 25esimo anniversario, e invece l'hanno rilasciato adesso, quindi veramente una cosa molto molto interessante. Quindi ormai
ormai dovremmo trovare qualcosa. In teoria abbiamo trovato la segreta, però dovremmo ancora trovare le due AR, che, anzi no, una, che mi stavo dimenticando che abbiamo già trovato il Dragonair. Quindi da trovare ci mancano ancora due EX e una AR, quindi chissà che cosa nasconderanno questi ultimi pacchetti. Abbiamo una bellissima Erika, Machoke, Execute, Geodude, PG8, un Articuno Reverse veramente bellissimo, e poi abbiamo un Aerodactyl. Dovete sapere che dei tre uccelli leggendari, quindi Articuno, Moltres e Zapdos, penultima bustina, Articuno, Moltres e Zapdos, l'unica carta che hanno fatto una versione EX è Zapdos. Tutte le altre due, quindi di Moltres e Articuno, hanno fatto una semplice olografica. Un po' un peccato, magari potevano fare un bell'artwork a tre, però in ogni caso va bene lo stesso. E l'unica SAR di questo set che hanno fatto degli uccelli leggendari è di Zapdos. Un bellissimo War Turtle. Quindi abbiamo trovato due evoluzioni di primo stadio degli starter. Veramente bellissimo questo War Turtle. E qua dietro abbiamo uno Starmie che oltretutto mi manca, e quindi sicuramente lo aggiungerò all'album. Quindi in teoria la prossima bustina dovrebbe essere vuota, quindi sono indeciso se non aprirla e lasciarla così, perché ormai abbiamo trovato tutto. L'unica cosa che potremmo trovare è un'altra segreta, però le possibilità sono molto molto basse. Direi che però per questo video, dai, siccome è il primo box, la apriamo lo stesso e corriamo il rischio di trovare una olografica normale. Ecco qua, tricchettino da due, e vediamo quest'ultimo pacchetto cosa ci nasconde. Dragonair, Dewgong, Corsi, Vulpix, Drowsy, abbiamo la bellissimo Reverse Pikachu, e infine abbiamo un Jinx. Ah, ecco, ci mancava una EX, avevo sbagliato con i conti, e alla fine ne è valsa la pena perché abbiamo trovato questo bellissimo Pikachu. Quindi vi ringrazio tantissimo di aver guardato questa puntata e ci vediamo in un altro video. Ciao ciao!